Ecco, buonasera a tutti. Siamo qui riuniti con Paola Carlini, la docente di macramè, sia per Lavagna sia per Cogorno, e con le sue allieve. Alcune sono presenti in Gizi, altre vedo che stanno seguendo in YouTube, dove ci sarà disponibile anche la registrazione. E con questo incontro vogliamo in qualche modo fare un resoconto di quello che è stato il corso di macramè, farvi notare anche qual è stato il percorso avviato da Paola e i lavori, bellissimi lavori, vi assicuro, fatti dalle allieve. Io di tutto questo, ovviamente, come presidente dell'Associazione Futura, ringrazio Paola in primis e ringrazio tutte le allieve per i bijou che avete confezionato. Grazie, passo la parola a Paola. Ah, e allora io entro subito nel merito della mia materia, il macramè, che è un'azione che è nata per caso nel 95, mentre passeggiavo per le vetrine di Chiavari. Mi ha colpito una vetrina di piombo nel Carugio, perché c'era esposta un telo con e delle frange, ma non capivo che pizzo fosse, se era fatto all'uncinetto o così. E piano piano mi sono un po' informata e sono venuta a sapere che questa creazione è una cosa tipica del luogo, che è un'arte che si tramanda da tanti anni e viene anche da fuori, non è proprio italiano, e niente, accessorio. E quindi, altra cosa che mi ha colpito, proprio come ricamo, a me è inimitabile. E questa cosa mi piace, questo passatempo, ma anche per tramandare queste tradizioni alle future generazioni. E l'anno che è stato un po' un anno difficile, io ho potuto insegnare la materia con le videoregistrazioni e poi le ho inoltrate alle allieve per poter far seguire il corso. Ora, il proposito è che il prossimo anno, anche se non dovesse essere in presenza, io farò sempre le videoregistrazioni, però con l'aiuto della preziosa amica Laura, che mi trasformerà questi video in link su YouTube, continuo in questo in modo che si possano vedere i passaggi e l'evoluzione del macramè in ogni momento. E se invece si potrà fare in presenza, sarò contentissima di offrire la mia disponibilità anche di presenza. Però le videoregistrazioni è una cosa che resta e secondo me è sempre positivo fare tutte e due le cose. Ecco. Secondo me, ecco, hanno lavorato molto bene le allieve. Sono state bravissime perché non è facile insegnare una cosa manuale attraverso i video. E anche loro sono,
per loro soprattutto anche il non essere corretti nel momento giusto, visto i risultati così belli, sono state veramente brave, ecco. E tanto io approfitto perché comunque vorrei appunto ringraziare Aurora, Mario, tutti i collaboratori, perché con il loro faticoso continuo lavoro che hanno svolto, tutto si è potuto compiere nel migliore modo possibile. Quindi grazie veramente a tutti voi. E poi, se vogliamo mandare video e far vedere i lavori, io volentieri lo mando, penso di magari qualcuno. Ecco, grazie. Vorrei farvi vedere come si lavora il macramè e cosa occorre. Per prima cosa un telaio imbottito e semplicemente spilli. Il telo di lino con le frange viene dalla ditta De Martini all'Orsica, nell'entroterra di Chiavari. E il procedimento è questo. Il lino grezzo è così e praticamente va suddiviso 5 fili ogni frangia attorcigliata. Questa è la frangia attorcigliata. Questo che si suddivide sono 5 fili, va bagnato con un po' nell'acqua, ci va messo un pochino di amido, quello per le camicie, e poi si attorciglia in questo senso e si asciuga con un asciugamano di spugna. Sì, sono al mare, vedo malissimo e ho il telefono mezzo scarico, occorre il suo se tempo. Non faccio a tempo poi, a stare collegata, poi guardo gli amidati. Si procede con l'allineamento delle frange. Perché c'è molta luce, però poi c'è la possibilità di rivederlo su YouTube, così. Vero? Praticamente si tiene teso questo filo orizzontale ed ogni frangia va annodata 2 volte. Così. Sì, Daniela. Poi sì, il lavoro deve proseguire questo fino alla fine del telo. Sì, ho la batteria a più dovrebbero devono lavorare, devono essere lavorate queste frange che si chiamerà terrazzino. Adesso io ho scelto un punto semplice per far vedere come si può fare il terrazzino. Praticamente faccio tutta la riga prendendo 4 fili per ogni motivo e lavorando in diagonale. Mi senti adesso? Creo questo motivetto che si chiama foglietta e infatti sembra una foglietta. Ecco, poi quando ho lavorato i 4 fili riprendo il primo e ripercorro lo stesso lavoro. Arrivati alla fine del telo si fa questo per fare un bel lavoro, ecco. Può essere anche semplicemente così il terrazzino, però a me piace farlo un po' doppio. Allora io prendo di nuovo i 4 fili, però per alternare bene devo prendere 2 di questa foglietta e 2 di quest'altra, e a questo punto così viene incrociata la foglietta che va dalla parte opposta. Questo è per farvi vedere che cos'è il macramè e che lavoro minuzioso di precisione può essere. Mi sentite voi se parlo? Ecco, vedo lavoro. Daniela, stiamo vedendo un video, per piacere, taci, grazie. Ah, non vedo, no, perché non vedo niente, vabbè.
un'altra foglietta e ecco fatto e creato un bel terrazzino. Questo si porta questo lavoro fino alla fine del telo, si prosegue così. Ecco, adesso si vede bene una foglietta verso sinistra e una verso destra. E poi per finire il terrazzino si deve fare un nodino. Ecco, non servono strumenti. Un nodino, si fissa uno spillo in questo punto, si prendono i due capi perché altrimenti si può anche sfilare, e si allineano tutte le frange e divide il terrazzino dal lavoro completo e finito. E il motivo che poi uno sceglie dipende dal gusto che uno ha, ci sono tanti modi, ecco. Così, poi questo si deve fare fino alla fine del telo e mi sembra di avere più o meno fatto capire che cos'è il meccanismo. Ora vi faccio vedere il lavoro finito. Ecco, questo è il lavoro finito. Come vi dicevo, il terrazzino diviso da questi due fili e poi il lavoro, il motivo. Questo è un motivo, questo è un altro motivo che ha un terrazzino fatto con quattro distinzioni: la prima parte, poi di nuovo il filo che allinea tutto, foglietta e una X, e poi di nuovo il passaggio che avevo fatto sopra. Questo è di nuovo un grande di valore, perché comunque ha molto lavoro, ha tanta lavorazione. E poi volevo farvi vedere che il macramè non si applica solo sul telo, praticamente con un po' di fantasia e creatività si possono fare anche questi piccoli gioiellini di bigiotteria. Questo è un segnalibro che può essere sempre un regalo gradito, e altri tipi di braccialetti fatti con questo tipo di annodatura, e poi altri mille oggettini, per non parlare di borse e cose grandi. È tutto, non ho altro da aggiungere. Il macramè è questo. Ecco, siamo tornati a noi. C'è qualcosa oggi che disturba, non so se mi vedete o mi sentite comunque. Ti sentiamo, sì, adesso ti vediamo. Vero, sì, ok, avevo. Allora, Paola si sentiva malissimo prima, io perlomeno sentivo molto male, le ho detto di entrare con il cellulare. Appena Paola arriva, condividiamo. Paola, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, ok, ci sono. Va bene, sei arrivata. Ecco, mi stacco da Jitsi col computer. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Va bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Paola? Oppure passiamo ai lavori? Possiamo passare anche ai lavori. Io volevo solo sapere se il video l'avete visto, perché io non ci sono riuscita. Non l'ho visto.
Sì, sento benissimo. Allora, guarda, passa pure ai lavori. Io stacco l'audio. Ok, anch'io allora cerco di passare alla condivisione dei lavori. Paola, passo alla condivisione dei lavori e parli tu, io rendo muto, va bene? Va bene. Ecco, io ho staccato. Ecco, no. Non è muto. Allora, qui come va bene, è la parte iniziale. Sentite? Sì, si sente. Ok, si sente benissimo. Va bene. Perfetto. Qui la parte iniziale in cui ecco, abbiamo ricordato che l'anno culturale 2020-2021, ancora un grazie a Paola e partiamo con i primi lavori. Non si muove la diapositiva, non capisco perché. Allora, è impantanata sulla prima e non scivola la diapositiva, avevo anche, allora vediamo un attimino cosa può essere successo, è bloccata sulla prima. Tu Aurora non riesci a passare manualmente da una all'altra, è proprio sparita anche Aurora, mi sa adesso. Ecco, dicevo Aurora, tu non riesci allora, a passare manualmente da una all'altra. No, non passa, si è bloccato. Ora ci riprovo, vediamo un attimo. Ecco, si è mosso. Stanno piano. Ecco, vedete ora? Allora, i primi lavori sono di Paola, quindi onore a Paola. E, solo per dirti che sono dietro, delle cose chiedo scusa. Bellissime. Paola, vuoi dire qualcosa? Sono sì, cosine che ho fatto anche durante il lockdown, perché per me è sempre un gran bel passatempo e mi piace proprio insegnarlo, che le altre amiche, persone possano conoscere questa tecnica, quindi a me fa proprio piacere, mi fa piacere essere parte di Futura, di questa associazione, e quel poco che so divulgarlo, ecco. E qui niente, sono tre tipi, tre misure di macramè, quello centrale è chiamato tipo da bomboniera, è la più piccola, poi c'è quello medio che è sulla sinistra, sarà sui 40 centimetri, poi c'è questo grande, il più grande di tutti, è un asciugamano che sarà sui 70 centimetri e qui c'è molto lavoro, poi ecco, messo sopra alcuni braccialetti e che vedo che vanno per la maggiore. E in effetti il sistema innovativo del macramè
per renderlo più moderno e attuale, perché in effetti questi asciugamani a me rimbombano. Sentite bene voi? Io ti sento, Paola, e probabilmente perché c'è anche il mio aperto. Ah, ma io sento che mi rimbomba e sento male, però va bene. Sì, rimbomba. Perché siamo in due. Allora facciamo così, Paola, io faccio scorrere tutte le immagini che ci sono i nomi, poi semmai le ulteriori spiegazioni le dai dopo, va bene? Va bene, va benissimo. Che tanto non dai, facciamo così. C'è solo da vedere. Okay. Ok, spengo anch'io. Tu spegni, ecco. Allora, dopo Paola c'è un altro insieme fatto da Paola, dei piccoli oggettini, poi Paola ci dirà, sono vari, sempre appoggiati su due centri lavorati ulteriormente. Dopo Paola, ecco, ci sono vari braccialetti coloratissimi di Eva Sorrentino e di Claudia Borzone, tutti belli colorati, quindi attraenti. Dopo Claudia c'è ancora Claudia con questi due piccoli oggetti, uno sembra un portafedi, questo qui, e l'altro probabilmente è un appendi portafortuna, non so, poi Paola ci dirà. Dopo Claudia Borzone c'è ancora questo paralume molto carino di Claudia Borzone, e poi incominciano alcuni lavori di Annalinda a Papalini. Questo è il primo. Annalinda ha fatto tutta una serie poi di orecchini coloratissimi e molto simpatici. Dopo ha fatto vari oggetti, non so, questo scacciapensieri, lo definisco io, forse sono due scacciapensieri, e questo è un asciugamanino molto fine, molto lavorato, molto fine. Dopo c'è ancora Annalinda con dei dettagli, un braccialino, un orecchino, un altro orecchino sembra, o ci dirà Annalinda, ancora con dei dettagli, orecchini, e qui ha messo anche il filo che ha utilizzato per lavorare. Daniela, che era collegata con noi dal mare, diceva che non sentiva, purtroppo ecco c'è stata questa telefonata aperta, spero che comunque riesca a vedere quello che lei ha fatto. Ci sono vari oggetti, un portabomboniera, una borsina, e qui poi un portaoggetti, poi ci dirà Paola. Ancora Daniela con piccoli bijou di vario tipo, vari colori, e una bella cintura. Dopo Daniela, ecco, abbiamo i lavori di Marisa Gibellini, coloratissimi, quindi molto attrayant, direbbero i francesi, tutta questa serie di cinture molto giovanili e le borse che sono favolose, questa è la prima. Abbiamo ancora, qui il nome di Marisa mi è uscito male, è scritto, scusami Marisa, due belle borse, le borse comunque sono veramente uniche. Ancora tantissimi oggetti colorati, poi Marisa magari che ho visto lì ci dirà, quindi abbiamo degli orecchini, abbiamo degli appendi cose, abbiamo numerosissimi braccialetti, collane, veramente una varianza incredibile. Ancora i lavori di Marisa, molti orecchini, carino questo cappellino portachiavi coloratissimo, e poi alcuni lavori di Concetta Maiolo di vario genere, vario tipo. Ancora Concetta qui che ha lavorato, poi Paola ci dirà che materiale è questo, se è cotone oppure se il filo utilizzato è altro. In cui ha lavorato delle lenzuoline, mi sembra siano.
ancora concetta con altri dettagli degli oggettini che ha fatto, ancora delle borse, Claudia Borzone e Daniela Fontana, due belle borse colorate e molto moderne, perché come queste altre, una, la rossa, è di Gabriella Gianoglio, e ancora Marisa Gibellini, due bellissime borse, una rossa e una bianca. Ecco, e abbiamo concluso, quindi io chiudo e ritorno in Gizi, così Paola continua a dirci, ecco, spero che abbiate... Sì, allora, i punti impiegati, posso? Laura, vai. Aurora, passo. Sì. Niente, i punti lavorati sono il punto Fieschi, che l'ha usato la Papalini per fare la striscina di asciugamano piccolo, e ho visto che la Concetta Maiolo per decorare il suo lenzuolino da neonata ha usato un cotone, proprio cotone da uncinetto, e di solito per i braccialetti portachiavi si usa il cotone cerato, che è molto rigido. Poi ci sono comunque una varietà enorme di cordoncini di tutte le misure, diametro da 1 mm a 2, a 3, che per fare le borse sicuramente è molto meglio, perché scorre di più il lavoro e fa anche meglio agli occhi, nel senso che lavorare col cotone piccolo si sforza molto la vista. E poi... niente, cosa dire su questi oggetti che abbiamo visto, ci vuole solo un po' di fantasia e qualche idea, non è che è difficile, non mi sembra che ci sia niente, però ci vuole anche un po' di esperienza, ecco. E sono contenta che queste allieve hanno questi risultati, perché è soddisfacente per loro, ma anche per me, devo dire. E questo anno così difficile, vedendo che hanno continuato a lavorare, fa sempre piacere, perché vuol dire che la materia piace. Un pochino ha demotivato qualcheduna, se devo dire, però nell'insieme è stato soddisfacente il risultato, ecco. E poi non saprei cosa aggiungere sul fatto dei lavori. Aurora, cosa... La descrizione l'hai fatta anche te, c'erano molti colori e molte diversità di scelte, nel senso che ognuno ha fatto quello che più gli garbava. Magari certi preferiscono un lavoro impegnativo, lungo, grande come la borsa, e c'è chi invece preferisce una cosa più corta e breve, da non stare molto sul pezzo, ecco. E basta. Mi sembra. Sì, le borse vanno bene farle se c'è l'insegnante che ti aiuta a finirle, a foderarle, cosa che io non riesco a fare proprio. Vabbè, per niente. È il minimo, quindi, Marisa. È il un minimo. Un aiuto ci vuole sempre. Vabbè, ma il minimo è quello. Il lavoro l'avete fatto voi. Niente, non vuole andare. Eccomi. la tua spiegazione ovviamente ci hanno aiutato moltissimo per farle, anche a distanza, ecco. Quindi è sempre merito tuo, eh? Beh, grazie, però voi siete anche brave nell'apprendere, perché un conto è in presenza, che puoi correggere se vedi un errore, magari anche la tensione del nodo, eccetera. Un conto è farlo così a distanza, no? Siete state bravissime, veramente. E poi, anche se ho dato sempre la disponibilità, perché ho sempre detto, se non capite, telefonate, poi magari ci si può vedere quando magari poteva essere possibile. Ho visto che ve la siete cavata molto bene, egregiamente bene, tutte.
perché la volontà ce l'avete messa tantissima. Allora, allora vedrai, se un altro anno siamo in presenza faremo faville, proprio cose favolose almeno. Va bene, facciamo anche lavori più grandi. Ho visto i campioni di runner da mettere nei tavoli delle sale, sai? Cose così, va che portavasi. Ci sono dei bei portavasi da fare che secondo me stanno bene in una casa. Ok. Sul vaso sopra al tavolino, anche appeso. D'accordo, va bene. Va bene. Niente. Sì, bisogna dire, io vi ringrazio tantissimo, bisogna dire che avete fatto miracoli, e come sarà anche per Cucito, dato che vedo Maria, perché so che avete fatto delle lezioni, ogni tanto vi vedevate in Jitsi, poi mandavate dei video per le spiegazioni, perché ovviamente dover confezionare poi separatamente, non assieme, sarà stato veramente arduo. E come è stato arduo un po' per la maggior parte delle materie, perché in presenza è tutt'altro, però io non mi stanco di dire che in fondo siamo riusciti, e questo grazie a questo lavoro corale, e soprattutto sia Mario, Laura che ci supportano e ci hanno invogliato con le videoconferenze, comunque siamo riusciti, tutto quello che era in calendario, a farlo in modo diverso o parziale, comunque siamo riusciti ad andare avanti, ed è stata vicinanza anche questa, ecco. Io vi ringrazio ulteriormente, se qualcuno dei presenti volesse fare qualche domanda o volesse aggiungere qualcosa, siamo. Che dire, io che ci ho provato mi inchino a tanta bravura, e per quanto riguarda Marisa a tanta costanza, perché secondo me, non so, o l'hai drogata Paola, non lo so perché. Ma hai detto, una volta mi hai detto, hai creato un mostro, e pensa, mi ricordo ancora le prime parole, sembrava che volesse arrendersi la Marisa, te lo ricordi? Assolutamente sì. Io ho detto, guarda, quelle che partono così, che vogliono arrendersi, sono poi quelle che mi daranno più soddisfazione e ameranno sempre di più. E infatti così è. Bene. Allora, mi piace che le altre allieve non sono presenti, perché anche per loro sicuramente era una cosa gradevole magari partecipare, ma soprattutto vedere i loro lavori, eccetera. Comunque... Per fortuna i potenti mezzi di Futura, che sono canale YouTube, consentirà loro di comunque rivederseli. Guarda, hanno fatto miracoli, voi tutti, ecco, voi che eravate collaboratori, e l'Aurora, Mario, tutti avete fatto miracoli, veramente. Vabbè. Tanto lavoro. L'importante, come ha detto Aurora, se il lavoro è corale, oltre che crederci, è anche meno faticoso, per cui... Ben vengano altri collaboratori per il prossimo anno, se hanno voglia di lavorare per Futura, se hanno voglia di farlo in maniera chiaramente continuativa, nel senso di se garantiscono la loro presenza, deve essere una presenza quantomeno costante per tutto l'anno accademico, ecco, che Aurora e Mario possano contare su di loro, insomma. Okay. E poi ben vengano, voglio dire, diamoci una mano tutti. Lavoriamo meno, lavoriamo meglio. E la cooperazione è sempre una cosa molto bella. Ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Brava Paola. Allora, un applauso per Paola. Mi fate vergognare. Grazie. Approfitto, guarda, della presenza di Maria per salutarla e farle tanti auguri. Sì, anch'io, eh. E niente, volevo dirvi che io che ero nel corso di Cucito, quest'anno è stato per me praticamente impossibile, perché un conto è vedere le cose lì mentre cuci, tagli, vedi come si fa, è un conto
tramite video. Per me ci ho rinunciato, come hai ben visto, Maria, no? Mi sono arresa ben presto. Cioè, non è la differenza, è la conferenza, la lezione teorica è un'altra cosa, invece diciamo queste attività pratiche sono sicuramente molto più complicate. Quindi la Paola è stata bravissima, se è riuscita, e anche le sue allieve ovviamente, se sono state in grado di seguirla lo stesso nonostante la lontananza, perché le cose pratiche da lontano sono molto complicate, secondo me. Quindi complimenti, insomma. Le allieve sono state brave. Sono state brave. Sicuramente. Sì. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Certo. No, ma ci sono state le allieve tue, insomma, le nostre compagne, sono state brave e hanno lavorato lo stesso. Veramente, guarda, la cosa che mi ha consolato di più è che nonostante le difficoltà, nonostante la mia materia sia una materia che va vissuta dal vivo, perché non puoi fare altrimenti, però c'è stata una collaborazione corale e abbiamo ottenuto lo stesso, tanti risultati e tante soddisfazioni, per me e per loro. Maria, infatti. Maria, dimmi, teniamo botta anche il prossimo anno alla grande. Ma l'anno alla grande prossimo dobbiamo fare le scintille con i botti. Sì, anche, perché no, anche certo. Col potenziale che abbiamo, con le persone capaci di guidarci, noi faremo sempre meglio. Sicuro. Il coraggio non ci manca. Ci vuole anche quello. E anche l'incoscienza. E anche l'incoscienza a volte. È vero, vero. Bene, mi fa piacere vederti, Maria. Davvero. Guarda, non posso mancare. Quindi mi sono alzata, ho detto vai a vedere le tue amiche cosa diavolo dicono. Brava. Bene, grazie allora, grazie a tutti i presenti, e poi ci aggiorneremo con i prossimi incontri per Cucito, poi Maria ci dirà, decideremo una data. Intanto vi ricordo che l'11 avremo l'incontro sulla figura di Rubaldo Merello, alle 17, e il 18 abbiamo ancora i colloqui fiorentini alle 10 con il liceo Marconi del Pino e il liceo Galilei di Macomer. Quindi comunque vi arriveranno tutte le comunicazioni. Un caro saluto, un grazie a tutti.